Salve gente da RestRec89 e benvenuti in questa 19ª puntata della serie Random. Questa sera qui con noi, partendo da destra, dalla mia destra, abbiamo l'Elex89. Ciao Ciao, Lele. ciao a tutti. Poi abbiamo Mark. Ciao Mark. Ciao, ciao a tutti. Come ospite invece abbiamo The Bandido 1980. Ciao Ciao. a tutti. Ciao, ciao. Per chi non sapesse, lui praticamente è nonno Beppi, giusto? Esatto. È stato il secondo classificato, se non sbaglio, nel contest dei 1000 iscritti di Iron. Esatto. Bene, lo abbiamo qui con noi anche nonno Beppi. Allora, come avevo chiesto nella scorsa puntata, oh, via. Mi avevo chiesto se volevate che qualche volta magari aravamo i campi o no. Molti di voi hanno risposto di prendere l'aratro e fare qualche aratura. Quindi andremo subito a acquistare due aratri da 6 volmeri, se non sbaglio, sì. Ok, Pomeriggio. e No. partiremo io e Lele. No. Mentre Mark e The Bandido andranno a trebbiare il campo 23, che è l'ultimo campo da trebbiare, e in caso poi andranno a seminare e erpicare gli altri campi. Quindi si parte. Il 23 cos'è? 23 colza. Ah, prendo la New Holland. Sì, quella c'è. E Ah, via. ok. Ce la fa sto schifo con sto rimorchio qua grosso, Fliegel. Vabbè, Sì. In salita fa un po' fatica, ma... tanto siamo qua a casa, quindi. Esatto. Quindi andiamo subito allo shop. Comunque ragazzi, spero che la registrazione esca bene perché non sono riuscito a risolvere il problema con Fraps. Non ho idea di cosa possa essere. E quindi ho cambiato programma, sto usando ShadowPlay, che è il programmino per registrare dell'Nvidia. Allora speriamo non diano problemi, insomma. Bene, eccoci qua arrivati. Dove va quell'altro? Oh! Te compra l'aratro che io sono già in posizione. Aspetta che non so neanche che Tutto a scendo. posto, nonno? Riesci a uscire? Sì. Mi devo abituare senza drive control. Eccolo qua. Allora, dell'Amazon 6 volmeri. Vomeri, non volmeri. Oh. Sei Parla orecchie. italiano. Anche sei orecchie, giusto? 6 orecchie, cos'è un Sei extraterrestre? orecchie. Allora, cavalleria minima 150 cavalli, quindi abbiamo il Sama che ne fa 190 e il T6 che ne fa 160, quindi ci stiamo dentro. Ecco qua. No, A te ti è atterrato su una ruota. Al no, pelo no, no, proprio. al pelo, sarà mezzo metro. Speriamo riesca a tirarlo sul T6. Massimo ti do un cuccio, dai. Ma già vederlo nel sabbia è enorme. L'esame tira tutto. Bisogna Aspetta. fare anche benzina a sta trebbia. Ah sì? A 64 litri sono in rosso. Beh, allora ti conviene fare subito il pieno, va. Buon Allora. cuore bajo. Bene, dai. Partiamo. Sì. Mettiamo Ce la in modalità. fai? Sì. Pedale destro. Aspetta, no. Occhio, occhio. Qua si Due va fuori? tempi. Non lo so. Sì, tagliamo di qua, guarda che casino, guazzata! Sei da bandire, guarda. Tagliare, tagliare, tagliare. Sono da bandido? È da bandido. Ma come salta? Oi. Fa schifo in posizione di trasporto, eh! Ma come salta? si vede che prende delle collision o qualcosa, chissà cosa Sì. prende. Vuoi un cuccio? Sì. Ah, io guarda.
pronti. A te riesci? E io sì. Vabbè che sta, cioè comunque fai 20 all'ora. 23. Adesso anche il mio. Perché mi stai spingendo o perché hai preso corsa? Secondo me perché ti sto spingendo, io sono ai 28. Io ho 21. Adesso anch'io 20-21. Spingi! Allora, partiamo subito dal campo 20. Quello che ti pare. Facciamo il 20. Oh, Madonna, che schifo. 24, dai, ce l'abbiamo qua. No, 24 è l'unico seminato. Facciamo il 29, dai, che è quello piccolino. Dai, anche il 30. Dopo facciamo, dai, che se ne rompi troppo. Allora. C'è qualche lavoro che posso fare nel frattempo? No, ho sbagliato. Fammi pensare. No. O fertilizzare? Anche. Fertilizza casomai tutti i campi. Mm-hmm. Perché tanto la colza fa poco. Sì, sì, sì. Lascio il rimorchio lì. Allora. Okay. Se non è un problema. Si parte per la prima rata. Vediamo se riesce a tirare bene. Sì, dai. Ma come tira a destra e a sinistra? No, beh, no, a me va dritto. Attacca le motrici. Bravo. Se si potesse. Dai, sbrigati. Quanto fai te? Oh. I 0 34. Come i 0. Dai, vai avanti. Dai, calmo. Dov'è che c'è da fertilizzare dappertutto? Penso di sì. Dai un occhio, tu passali tutti. Poi se no è come al solito un casino che non si capisce mai dove si è passato e dove no. Tu passa tutto, anche se non si è già fatto, ripassa. Quindi siamo sicuri che è fatto. Dai una passata anche alla barba di Red, che domani la sfalciamo. No, no. No, no. Dai, questo qua è da passare, il vostro. Qua, il 29. Cioè, se magari riesco ad andare dritto. Pestato un po'. Eh? No, niente, niente. Cosa hai pestato? Niente, niente, niente. Beh, se hai pestato il campo non importa, tanto non abbiamo la telecontrol. Ah, ok, allora. Io vado a scattoni. Eh? Anche io vado a scattoni. Aspetta, le 8. Lo vuoi? Mi passa davanti. Mi passa davanti. Ma sto capro! Ti passo io davanti. Tomo, vedi. Dio, che rattura di merda che hai fatto. Ah, per forza, con un coglione in merda. Basta parole. non ho detto niente. Ho basta. Detto coniglio in mezzo. Basta. Come coniglio. Guardalo, guardalo. Sì, comunque, secondo me è una cosa un po' esagerata, che si riesce a tirarlo col T6. Cioè, guarda le dimensioni. Davvero, 160 cavalli nella realtà. Non so se lo tirano un 6 orecchie. Sì, anche perché guarda le dimensioni. Cioè il doppio del T6 l'aratro. Vabbè, ma quanto va giù un aratro? 20-30 centimetri? Dipende. Anche 40? Sì. Sì, vabbè, 40 sei già da scasso però. No, a scasso lo scasso inizia dai 70 centimetri in poi. Lo scasso vero e proprio. Tu scassi sempre invece. Se no fino a 50 è aratura. Quindi tu sei a 100. Che ridere. Beh, io rido, sì. Ah, tu sì? Tu dalle ridi? Alla grande. Bene. Bandito, ridi? Orpo. Ecco, vedi? Mark, sei solo tu e non ridi. Scassi e basta tu. Va bene, allora esco. Vabbè, tanto... Ragazzi, anche questa sera è in modalità crashata, Mark. È in modalità candy crash. Eh? Per adesso. Che okay, come l'altra volta, se non so se avete visto voi il video dell'altra volta che era entrato.
C'è pure scritto bannato il server. Il fenomeno ha fatto la cavolata di tirarsi la sfortuna addosso, no? E farlo di nuovo. Sì. Adesso vedi che crasha sul serio. No, sperando di no. No, stavolta ho staccato la corrente dal computer, uso solo la batteria. Meno per un po' dove dovrebbe tenere. Sì, per tipo 5 minuti viene. No, sì, viene sì. Così 2 ore. Se lo faccio io col mio dura 2 secondi. Non dura, no, 2 ore, fidati. No, no, secondo me no. Secondo me è meglio che lo riattacchi. No. Sì, sì. Sì, sì, fidati. Se attacco si spegne, cioè crash, perché va in surriscaldamento. Che computer hai, po'? Un Asus. Sì. Di merda. No, di merda no. È solo il tuo di merda. Il mio ha tenuto botta fino all'altro giorno. Ma adesso funziona ancora. Cosa? Il mio? Il tuo vecchio PC. Sì. Cioè, ma hai mai provato a pulirlo magari un pochino dalla polvere? Dovrei provare a smontarlo, però ho paura. La bot non gioca più. Esatto. lo smonto, lo pulisco, lo rimonto e non si accende più. Tutto, boh, balzato il computer. Ma che di traverso che va? Ragazzi, abbiamo perso il bandito. No, no. Bandito? No, no. No. Ci sei? No, no, sì, sono qua, intento ad andare piano perché sennò vado troppo a scattoni. Ah, ok. Comunque dai ragazzi, ci ritroviamo tra poco, che così noi intanto cambiamo campo. Ragazzi, rieccoci, piccolo aggiornamento. Abbiamo finito il campo 29, ecco, ci incrociamo anche con l'L. Vieni su. Campo 29, siamo a metà del 38, stiamo andando anche abbastanza spediti, no? Io vado spedito, tu... Io ho bisogno di qualche spinterella in salita. Associa qualche? poverino. Il T6 non ce la fa. Cambiare. Aspetta. Compra un altro Same. Compra un Lamborghini. Sì. Prossimo acquisto, ragazzi, ho sbagliato. La Trebbia. No, prossimo acquisto, Lamborghini. La Crone. E prossima vendita invece è Mark, che ormai ci ha rotto. Sì. Grazie. A lui piace giocare a Candy Crush. Sì, perché... come al solito, ragazzi, lui fa gli scherzoni e poi tum, crasha sul serio. Il fenomeno di turno qua. Vediamo se siamo capaci di fare dall'interno senza far danni. No, cos'è che ho schiacciato adesso? Ah, non lo so io. Siamo giusti? Sì. Allora, possiamo vedere anche... possiamo controllare anche l'L dello specchietto. Ma fai i fari. Lo vedi il ditino alto? Ecco, fa anche i fari. Dio buono, guarda qua. Ecco, vedete? Guarda che bravo. per accendere i fari, pensa a te. Guardalo. Cosa? Hai lasciato una striscetta. Ma va. Vabbè. Ah, ti sparo, eh. E ti falcio la barba. Comunque, dai, facciamo l'interrogatorio, dai. È giunta l'ora. Oh, finalmente. Dai. Dov'è che sei?
Provincia di Trento. Dai, anche vicini. Trentino. Sì. Primo trentino che entra. Di solito sono tutti o piemontesi o veneti. È un emiliano. Ah sì, c'è anche il pirla qua a fianco. È un socio-man. A vedere dal nome, suppongo tu abbia 35 anni, giusto? Esatto, sì sì. Ah, giusto. Sono intelligente. Sa fare due conti in matematica, wow. Bravo io. Ma mi faccio anche un applauso da solo. Sai fare due conti, ti ritieni intelligente, bravo. Giusto. No, vabbè. E cosa fai di bello nella vita? Di bello, dopo dipende di bello. Al momento sono disoccupato. Urca. Però è traffico nel settore artigianato, cioè falegnameria, carpentiere del ferro, magazziniere, verniciatore. Tutto fa. Bello, dai, cos'è? E adesso sono in cerca praticamente. Speriamo, dai. Sì, speriamo. Ormai c'è un problema qua. Oh, come abbiamo finito, Red? Potrebbe. Bene. Sì, vera, spingi un altro po' così mi trovo per traverso. Va bene ragazzi, allora stacco così ci organizziamo un attimo. Ci troviamo tra poco. Ragazzi, abbiamo cambiato lavoro. Ho lasciato a Rare Mark. Mi sta cadendo, lo puoi riprendere. Eh? Fa cagare il tizio da Rare. Allora, hai finito di rompere? E questo non ti va bene, e quell'altro non ti va bene, e quell'altro non ti va bene. Red, devi capire una cosa. Cioè, non è il T6 che fa cagare, è chi lo guida che fa cagare. Cioè. In effetti, sempre a lamentarsi. Cioè, non mi va bene la Trebbia, e non mi va bene la seminatrice, e non mi va bene il trattore. E il rimorchio? No, è sempre così, se l'asino che guida la macchina non sa guidarla, c'è poco da fare, cioè. La macchina fa quello che dice l'asino. Vabbè. Tu parla per te. Comunque mi sono messo a seminare mais, che penso di fare non tutti i campi, ma quasi. Anzi, potrei farli tutti un po' farcilato e un po' fare granella. Giusto. Allora, poi lì abbiamo De Bandido che sta erpicando. È appena partito a fare il campo 29. Io sono partito dal 30 che avevo erpicato nella scorsa puntata. E piano piano riusciamo a finire tutto. Cos'hai, Mark? Non mi ricordo più quando avevamo fatto il 30, che io... Ah no, nella 17esima puntata. Quindi 2 puntate fa. Sì. Esatto. Avete già insozzato, sì. Insozzato. Sì. Insozzato. Troppo. Stasera Marca si è fatto una pista di troppo. Non mi si dice. Anche perché il T6 è tutto storto da Rare. Perché c'è qualcuno dietro che ti spinge. No. Io ho cambiato il campo. No. Lui è dalla parte di sotto. Perciò stavolta non è colpa mia. Poverino. Guarda che razza di bestia che gli tocca tirare. Ah, guarda qua il caro Same, tira come un mulo. Senza problemi. Mulo è anche chi lo guida. Ovvio, è per quello che andiamo d'accordo. Mm-hmm.
Cosa succede? Lo vedo dall'altra parte del campo che tira dei falcioni in mezzo al campo. Adesso mi metto dalla casaccio, almeno faccio prima. E io ti sbatto fuori. Tanto tu non mi vedi. Ti sbatto fuori lo stesso. Anzi, guarda, mettiamo 9. Vediamo cosa fa. Giro. Troppo. Hai tolto il 9. Eh? Aspetta un attimo. De Bandido qua è molto silenzioso. Sei vivo? Sì. Tutto a posto. Vedo che va molto con calma. Stai laggando, sì? Io sì. Picchi a 200. Cavolo. Vado a 4 all'ora per non... Guarda. Io adesso anch'io l'ho messo a 10. Beh no, non faccio... Oh, io vado 80-90 senza problemi. Io c'ho il ping a 80-90, io vado bene. Ah, pensavo 80-90 allora. Che ho una Ferrari sotto il culo per allora. Appunto. Madonna. Assolutamente. Anche se dal colore un po' la Ferrari ce l'ha, Soccia. Ma soccia cosa può soccia? Ah, ma lo sai soccia. Te? Soccia. Appunto, vedi? Ce l'ha un po' il rosso Ferrari. Rosso schifo. Ma te sei rosso schifo? Tanto schifo. Come il tuo Massi, che puzza? Il suo Massi è più marrone che rosso. Vabbè, tu hai preso il nero che è proprio... Cosa peggiore nero? Non potevi prendere. Eh? Colore peggiore del nero non potevi prendere. Per cosa? Per il tuo case. Perché? Perché fa schifo. Pensi al tuo Massey che fa cagare il tuo Massey. E beh, il case anche. No. Dai, non fate l'amore in diretta, dai, state calmi. E cosa fai da sta parte? Vai via. Tu devi andare via. Io devo andare via, hai capito? Adesso vado a riparare i suoi danni dalla parte di sotto, Aspetta un po'. Ah, qua. Sembra che ha arato Topo Gigio. Guarda qua. Topo Gigio. Una chicane tra i birilli t'ha fatto una pippa. Cioè, guarda qua. Ma che roba. Perché è buono proprio. No, ma davvero, tra i lag sì. L'attore che girava. Sì, il volante che ti rimaneva in mano. pedale che si staccava, una ruota che andava giù per il grotto. Trovane pure delle altre. Oddio. Ho dimenticato l'aratro a casa. vabbè, dai. Stava arando con le ditina. No, avevi i sollevatori che grattavano per terra. vabbè. Oh, perché sei sceso? Vedi, qui sono io. Ah, sono andato a fare una pisciatina, sto moccando. Ancora, l'hai fatta prima. Ragazzo, quando scappa, non posso mica farlo sul esame. Sei vecchio. Per me ha la prostata e la vescica. Io andrei a farmi vedere. Adesso ci andrò. Babbo. No, comunque mi fa piacere perché il tuo collega, dopo che si è fatto solo due righe di campo, no, ha deciso di venire dalla mia parte, che mi sono fatto tre quarti di campo. Adesso mi sta rovinando tutto il mio. E io devo aggiustare il suo. Invece qua sto andando bene. Ma guarda un po'. Vabbè, dai ragazzi, ci ritroviamo verso la fine della lavorazione. Ragazzi,
Eccoci qua, siamo quasi arrivati alla fine del campo 25. Mark ci ha lasciati perché è un po' tardi, quindi ha dovuto staccare per che i suoi andavano a letto. Lele è al campo 37, che dovrebbe essere l'ultimo. Sì. Mentre Bandido è al campo 38, o forse è a far gasolio. Ma ho appena finito. Ecco. È sempre a far gasolio lui, ma... Sai cosa dobbiamo fare, Red, a fine puntata? Cosa? Dobbiamo controllare nei garage se ci sono dei fusti da qualche parte nascosti di gasolio, perché secondo me... Se li porta via. Ma non lo so io. Ogni trattore che prende in mano deve far gasolio, boh. Comunque, ragazzi, per chi avesse visto The Bandido da Iron mentre faceva il nonno Beppi, stavamo parlando prima e lui ha un suo canale dove fa la serie sempre su Farming Simulator, giusto? Esatto, sì. Sulla mappa Nadaspalda, è una mappa russa da quel versante est, da quelle zone là. Molto bella come mappa, e se volete andare a dargli un'occhiata. Ecco, vuoi dirci il nome del canale? Come il mio username, The Bandido 1980, ho anche una pagina Facebook e... Ecco, e basta. Quindi per chi volesse riascoltarsi anche il caro buon vecchio nonno Beppi, può andare a trovare The Bandido, che da quello che ho capito fa qualche scenetta anche sulle tue puntate, no? Sì, esatto, faccio scenette, ecco. Anche divertenti, un po' per cambiare, la monotonia. Bene. Ah, fai multiplayer? Sì, adesso ho anche reclutato un compagno di avventura, allora... Perché fare in single player è un po' noioso. Ti prenderà anche un po' per matto da solo, Sì. Sì. Beh, se devi registrare da solo io non ce la farei, tipo. No, ho fatto 20 puntate da solo e... Mamma mia. Perché, a parte che è una mappa immensa con campi immensi, quindi ti viene ancora più... Ti viene angoscia, eh? Sì, perché vedi sti campi immensi se da solo, a parte che hai mezzi grandi. Però lo stesso ti viene l'angoscia. Invece in due, dai, uno che trebbia la tutti solito col rimorchio, prendi un po' più fiducia, ecco. Te la passi anche un po' di più. Sì. Comunque, ragazzi, direi che anche per questa puntata possiamo fermarci. Noi andiamo avanti dietro le quinte perché nella ventesima volevo fare qualcosa un po' di diverso, nulla di eccezionale, eh. Quindi non aspettatevi 20 special o... cioè c'era una puntata speciale ma non chissà che. Volevo fare una bella trinciata e beh, vedrete nella prossima puntata. Quindi ringrazio Mark, che ha dovuto uscire. Grazie a te. Poi ringraziamo Lele. Grazie a te. Che anche oggi l'ho lasciato col suo same. Ci mancherebbe altro, se no uscivo prima io. Ringraziamo il De Bandido per il suo aiuto. Grazie a voi. Molto onorato. Di niente. Chissà che magari tu riesca ad entrare ancora qualche volta. Volentieri. No, e piano piano riusciamo a farmare il giro e chi è entrato riesca anche a rientrare piano piano.
Comunque ragazzi, come al solito, lasciate tanti like, condividete e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo sulla prossima puntata. Ciao gente. Ciao ciao. Saluti.